Noi dobbiamo considerare che le società tradizionali avevano una netta separazione di ambiti tra il mondo dell'economia e gli altri ambiti sociali, ma nelle società attuali, le società postmoderne, questi confini tra i diversi ambiti sono saltati e in qualche misura il flusso economico, il flusso della mercificazione ha invaso un po' tutti gli ambiti, quindi dalla politica allo sport, all'educazione. Noi vediamo che oggi delle logiche di marketing, possiamo dire, le logiche di consumo, le ritroviamo in tutti gli ambiti sociali. Quindi anche il mondo del tempo libero, il mondo delle vacanze, il mondo quindi di una dimensione che tradizionalmente è una dimensione di riposo, oggi è interessata da una logica di mercificazione. Questo vuol dire che è un'industria il mondo del turismo, è un'industria molto importante, molto significativa, e tra l'altro le stime ci dicono che in futuro diventerà l'industria più importante al mondo, quella del turismo, è in grande espansione e tutto quello che è legato al turismo in qualche misura viene mercificato, quindi diventa una merce, non soltanto l'albergo o il viaggio, ma un po' tutte le dimensioni del turismo vengono sempre più mercificate. Io credo che ci sia sicuramente oggettivamente una parte di popolazione che ha delle difficoltà, arrivare alla fine del mese, la difficoltà in qualche misura a sopravvivere perché appunto le risorse in conseguenza della crisi si sono ridotte. Però la maggior parte dei consumatori cerca di convivere con la crisi, cioè cerca comunque di mantenere lo stesso standard di vita precedente. Perché abbandonare questo standard di vita in qualche misura sarebbe una sconfitta per l'individuo, sarebbe rinunciare alle relazioni sociali, alla vita sociale che faceva precedentemente. Quindi cerca in qualche misura di continuare a fare la stessa vita che faceva prima, nonostante la crisi, ma facendo delle scelte per poter risparmiare, quindi andando magari a comprare gli stessi prodotti al discount anziché al supermercato sotto casa. E anche nel campo del turismo, sfruttando le possibilità che ci sono oggi attraverso i viaggi low cost, attraverso la rete che offre tantissime possibilità, last minute o second minute, insomma comunque possibilità di risparmio, magari anche un po' rischiose a volte, ma insomma che comunque promettono al consumatore di poter fare lo stesso viaggio, ma naturalmente accontentandosi di un albergo più economico, di viaggi più economici. E sostanzialmente poi risparmiando, ma potendo ancora permettersi la vacanza, ma in qualche modo la vacanza fa parte di quel modello di vita a cui il consumatore è abituato e a cui non vuole rinunciare. E nel campo dei viaggi, delle vacanze, credo che il low cost abbia aperto le possibilità sostanzialmente, aperto la gamma delle possibilità, cioè ha fatto percepire la vacanza come qualcosa di più accessibile, più facilmente fruibile e quindi in qualche modo si sono aperte le possibilità dell'individuo, quindi si concepisce oggi la vacanza come qualcosa che si può fare facilmente, spendendo poco, prenotando velocemente, quindi si possono raggiungere anche luoghi lontani, comunque in maniera abbastanza accessibile. Quindi ecco, il mondo del turismo si è aperto maggiormente, si è reso più seduttivo, più affascinante. Quindi è una dimensione anche temporale che è cambiata nel campo del turismo, cioè la percezione che si può fare un viaggio velocemente, lo si può prenotare velocemente, si può fare un'esperienza anche rapida se vogliamo. Non è più qualcosa che deve essere progettato con attenzione, che richiede molto tempo. Quindi, in qualche modo, diciamo, attraverso questa modalità, il mondo del viaggio, il mondo del turismo è entrato all'interno di una concezione consumistica, no? Il consumo oggi è qualcosa che noi dobbiamo consumare velocemente, dobbiamo bruciare rapidamente l'esperienza di consumo perché subito arriva qualcos'altro. Questo fenomeno si è legato a quella che è l'invasione del mondo dei media nella nostra vita, insomma, cioè, il mondo dei media ha
ormai rappresenta una dimensione fondamentale della nostra vita. Quello che passa attraverso i media è qualcosa che ha una vita, che ha una credibilità e che noi consideriamo alla stessa stregua di quello che possiamo sperimentare direttamente nella nostra vita quotidiana. Quindi questo ha reso molto importante tutta quella che è la gamma delle esperienze che si fanno nei media e quindi anche delle persone che compaiono nei media. Quindi noi attraverso i media conosciamo la vita privata dei personaggi dello spettacolo, ma anche dei politici, ma anche dei manager, eccetera, eccetera. Quindi questa mediatizzazione, diciamo, in generale dell'esperienza che le persone possono fare si lega poi a una serie di luoghi fisici in cui in qualche modo c'è una continuità, quello che il consumatore sa attraverso i media della vita di quelle persone continua in alcuni luoghi che sono anch'essi mediatizzati, perché poi i media riprendono questi luoghi che sono appunto i luoghi del mare, come può essere la Sardegna, può essere Cortina, Montagno, possono essere altri luoghi, Costa Azzurra, altri luoghi legati tradizionalmente anche a un certo consumo d'élite, un consumo prestigioso, una vacanza prestigiosa. Come negli altri settori, anche nel settore delle vacanze, la pubblicità oggi viene fatta presentando un mondo e naturalmente risulta anche facilitato il compito, perché sostanzialmente nel settore delle vacanze si promuovono delle realtà fisiche e quindi quello che si fa è cercare di abbellire questa realtà, di cercare di presentarla al meglio, di arricchirla e quindi presentarla appunto come se fosse non semplicemente un luogo fisico, ma un vero e proprio mondo in cui succedono delle cose, in cui succedono degli eventi, in cui succedono delle situazioni accattivanti per il consumatore, quindi coinvolgere il consumatore attraverso queste forme di comunicazione. È chiaro che possiamo cercare di limitare l'impatto e quindi, per esempio, anziché lasciare invadere il territorio da insediamenti turistici di tutti i tipi, eccetera, come spesso succede, si può cercare di limitare, diciamo, gli insediamenti turistici, quindi quelli riservati ai turisti, a certe zone del territorio, certi spazi, cercando appunto di conservare quello che era il territorio preesistente, insomma, quindi questo vuol dire anche una gestione, una politica di gestione del territorio che prevede una progettazione, che prevede una programmazione. Quindi è possibile fare degli interventi di questo tipo. Io credo che più che lasciare al singolo viaggiatore, più in generale c'è un problema di sistema, di programmazione che va fatta, che deve fare il paese, ma che devono fare anche, diciamo, anche le organizzazioni internazionali, cercando di programmare, di limitare i danni che comunque il turismo produce. Insomma.